Nei giorni scorsi l'aula consiliare del municipio di Lingua Glossa ha ospitato un incontro organizzato dalla Confederazione Italiana Agricoltori, avente come tema l'organizzazione comune dei mercati vino dopo la riforma della PAC. Si tratta di una misura di sostegno rivolta alle aziende del settore vitivinicolo che ha l'intento di migliorare il rendimento attraverso il finanziamento di investimenti materiali e immateriali in impianti di trattamento, infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino. Un momento di confronto, quello svoltosi a Lingua Glossa, per capire come si sta evolvendo il mercato in questo settore e come accedere ed investire i finanziamenti OCM Vino Sicilia, il cui bando scade il 29 febbraio. Ad aprire la conferenza è stato il sindaco di Lingua Glossa, Rosa Maria Vecchio, che ritiene la produzione vitivinicola una realtà antica, oggi più attuale che mai. Quella che un tempo era un'attività volta alla sopravvivenza è oggi una grande realtà imprenditoriale, dichiara la Vecchio. L'Etna è un territorio unico che offre molteplici possibilità e l'agricoltura, da elemento naturale di sostentamento, può diventare oggi nuova prospettiva economica e turistica, conclude il primo cittadino. Nel corso dell'incontro, cui hanno partecipato anche i sindaci del comprensorio, fra cui il sindaco di Milo, Alfio Cosentino, si è fatto il punto della situazione e si sono messi in evidenza gli strumenti necessari per accedere ai finanziamenti della Comunità Europea. Presente, oltre ai rappresentanti di enti, consorzi e associazioni di categoria, anche Giuseppe Di Silvestro, presidente CIA di Catania e Messina e il responsabile del Dipartimento Sviluppo Agroalimentare e Territorio CIA di Roma, Domenico Mastro Giovanni, che nella sua relazione ha evidenziato criticità e potenzialità dell'area Etna. I produttori vitivinicoli devono comprendere che il brand Sicilia Etna è una macchina forte, ma con gravi carenze organizzative. È necessario un progetto di riqualificazione del brand del prodotto, oggi poco forte all'estero, ma che potrebbe essere volano per lo sviluppo del territorio, afferma. Occorre un ruolo più incisivo delle strade del vino e la presenza attiva di un consorzio che faccia in modo che tutte le aziende siano più partecipative e cooperanti, che si faccia rete, riorganizzando il brand Etna affinché tutto il mondo sappia che sotto il vulcano ci sono produttori di vino di qualità, conclude Mastro Giovanni.